Def Con 1. E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostrerò forse la casa più sicura su Minecraft. È creata con più di 40 impianti di redstone ed è veramente una figata pazzesca. E questa qui state vedendo voi qui appunto davanti ed è veramente bellissima. Adesso andiamo subito a vederlo. Allora, noi spawniamo qui. Sono in game mode, non è importante questo qua. Allora, noi partiamo da qui. Questo qui è il creatore. Scarichiamola e divertiamoci. E dobbiamo mettere qui la chiave. La chiave è questa qua. Allora, la prendiamo. Qui c'è invece questo fossato che è tipo di 6 blocchi, quindi è impossibile arrivarci. Neanche se proviamo a saltare da qui per arrivare là. È impossibile arrivarci. Allora, mettiamo subito la chiave e vedete un po' che figata. Già questo qui è il primo impianto di redstone, che è veramente complesso. Guardate un po'. Cioè, che figata è. Ah, come state notando, sto usando la shaders, perché ho detto, vabbè dai, è un video un po' particolare, usiamo la shaders, tanto così per provare. Anzi, se vi piacciono i video con la shaders di questo tipo, scrivetelo nei commenti che continuerò lo stesso ad utilizzarla. Comunque, allora, l'entrata della casa è questa qui, ma come vedete è bloccata. Per aprirla, come dobbiamo fare? Dobbiamo andare ad inserire un codice qua sotto. Il codice è già segnato qui, che è 6248. Per inserirlo, dobbiamo inserirlo come un tastierino numerico. Infatti, questi qui andranno dall'1 al 9, quindi il 6 sarà questo. Quindi premiamo 6, poi il 2, poi il 4 e poi l'8. E se andiamo subito davanti all'entrata, vediamo che ora si aprirà. Ecco qui. Ora, ancora non si è aperto del tutto. Ora prendi gli altri blocchi. Discenderà qua sotto. Guardate un po'. E adesso lo farà di nuovo. Ecco qua, adesso si sarà aperto. Allora, con questa shards comunque l'acqua è fighissima. Cioè, guardate ragazzi. Allora, questa qui è l'entrata della casa. E abbiamo subito all'ingresso noi un pannello, diciamo, di controllo della casa. Abbiamo il ponte, che noi adesso possiamo ritirare. Abbiamo la illuminazione della casa, ovvero se noi prendiamo questo qui. Ora vedrete che tutte queste luci qua si inizieranno ad accendere di sequenza. Guardate un po', questa, ora questa e così via. Mentre questo qui serve nel caso di un attacco di zombie o di qualche player. Cosa fa? Se noi lo premiamo, vedete le porte della casa? Opla, come vedete si sono... la casa si è barricata in pratica e nessuno può entrare o uscire. Adesso lo ripremiamo. Ecco qua. Perfetto. Mentre questo qui non è altro che la chiusura di nuovo della porta quella là. Vedete un po'? Guardate. Ecco qua che si è chiusa. Ok, andiamo subito un pochino a vedere com'è fatta questa casa all'interno. Allora, intanto è fatta veramente in modo molto carino. È divisa in zone. Ad esempio qui c'è questa finestra che da fuori fa vedere sia la fontana quella là. Ops. Che è anche questa qui. E qui c'è anche l'altro impianto di redstone, che è l'attivazione, disattivazione della fontana. Infatti se noi premiamo questo qui, la fontana, cioè l'acqua, finirà. Abbiamo all'interno una pecora, non so perché. Questa qui è la cucina, questo qui è il retro. Noi qui dentro possiamo far spawnare volendo un creeper, un qualsiasi mob che vogliamo. E di qua c'è poi l'altra uscita che porterà a questa cosa qui, che vedremo alla fine. Mentre più di sopra cosa abbiamo? Abbiamo la camera da letto. Eccola qui. Questo balconcino qua fuori. Chiaramente simpatico, fa vedere tutto il panorama. E poi di qua invece abbiamo noi una piccola farm. Le andiamo noi a raccogliere normalmente. Le piantiamo a terra. Mentre questa leva cresceranno all'istante. Ecco qua, fatto. E noi possiamo di nuovo riraccoglierla. Adesso, dopo che abbiamo finito questo qui, possiamo anche scendere sotto casa. Infatti c'è una zona segreta di questa casa, che non è che vi ho indicato prima, ma è un'altra, che si trova qui, nella cucina. Come vedete c'è questo blocco diverso e questo bottone. Adesso premiamo il bottone, vedete un po' cosa succede. Si creerà questa piccola voragine che vedremo all'interno. E adesso c'è la parte figa, ecco qua. Abbiamo adesso diverse stanze, abbiamo la stanza dove abbiamo tutti gli oggetti, stanza incantamenti e alchemica, e la stanza diciamo per le armature, per vestirci. Allora iniziamo subito da questa qui, che è fatta veramente bene. Come funziona? Allora, se noi ad esempio volessimo il caschetto blu, l'armor viola, poi questo qui invece rosso e le scarpette rosa,
Le facciamo noi così con le frecce. Andiamo qui. Ci mettiamo qua. Apriamo un attimo l'inventario. E guardate un po'. Subito dopo poco. Verremo vestiti. Opla. Veramente una figata assurda. Poi passiamo a questo qui. Che è, diciamo, una specie di dispensa, possiamo dire. Cioè, è proprio una zona dove ci sono tutti gli oggetti. Come funzionano? Noi abbiamo queste leve. In base alle leve che andiamo a scegliere, gli oggetti verranno dentro questa cesta di output. E sempre noi abbiamo messo la redstone, la mettiamo in input e scomparirà. E andrà a smistarsi. Vogliamo della dirt e dei, non so, una nether star. Premiamo output, apriamo la cesta e aspettiamo un attimo. E vedrete che adesso arriveranno subito gli oggetti. Ecco qui le Netherstar. Adesso dovrebbe arrivare anche la terra. Eccola qui. Mentre, ragazzi, l'ultima stanza è questa qui, ovvero quella degli incantamenti e anche quella delle pozioni. Come funziona? Allora, partiamo prima di tutto dagli incantamenti. Allora, come vedete, qua non c'è nulla adesso. Noi premiamo questo bottone e con un altro impianto di redstone. Guardate un po' cosa si andrà a creare. Ecco qua. Abbiamo adesso noi le enchanting table con i libri attorno. E noi possiamo incantare. Se poi non lo vogliamo più, premiamo di nuovo il bottone. Ecco qua che si va a ricomporre di nuovo il tutto e ci sarà di nuovo il pavimento completo. Mentre questo qui come funziona? Allora, se noi prendiamo ad esempio il Glycerin Melon, facciamo così, si andrà a creare adesso subito la pozione che andrà a finire qua dentro. Ecco qua. Ora, questo un attimo lo rompiamo, così vi faccio vedere un pochettino. Opla, ecco qua. Quelle si stanno creando le pozioni. Ecco qua, le ho messe qua dentro. Perfetto. Comunque adesso per risalire è un'altra figata assurda perché guardate un po'. Andiamo qui. Premiamo i bottoncini, guardate un po'. Ci fa rimbalzare. E pian piano saliamo sopra, guardate. Eccoci qua. Saliamo di qui. Adesso l'ultima cosa che ci rimane da visitare è la zona esterna. Questo qua, esatto. Ne possiamo passare qua tranquillamente. E adesso abbiamo questa cosa qui, ragazzi. Guardate un po'. Allora. Noi andiamo qua. Premiamo qui. Guardate un po'. Sentiamo già i rumori di pistoni. E incominciamo noi a scendere. Ecco qua, stiamo arrivando. Eccoci qua. Allora, come vedete, abbiamo subito davanti questi raggi laser rossi, diciamo. E cosa fanno? Allora, se noi andiamo qui, cosa succede? Chi passa per questi raggi si attiva questo impianto di redstone che creerà queste barriere, quindi nessuno può uscire. E questi dispenser incominceranno a sparare tantissime frecce fin quando, diciamo, l'utente, l'user, non morirà. Per farlo finire, non so come succede, come si deve fare, noi facciamo questo così. Allora, put decay here. Noi vediamo un po', dobbiamo avere, ecco qui la chiave. La mettiamo qui e facciamo così. E dopo che abbiamo messo infatti la chiave, la trappola, diciamo, si è disattivata. Guardate quante frecce ci sono. Cioè, quante sono? Ora le vediamo un attimo. Vediamo un po'. Cioè, guardate quanti stack di frecce. Adesso voi vi state chiedendo, ma non c'è nulla qua sotto, cosa dobbiamo fare? Allora, c'è un piccolo puzzle da completare per attivare tutto il macchinario. Allora, come vedete, se noi spostiamo queste torce qui, la luce si accenderà e si spegnerà. E lo stesso dobbiamo farlo di qua. Queste tre già sono allineate, dobbiamo allineare soltanto questa qui. Andiamo noi adesso ad allinearlo. Ed ecco qui che è comparsa la nostra chest. Però se noi adesso lo andiamo ad aprire, è vuota. Cosa dobbiamo fare noi per far ritornare dentro gli oggetti? Dobbiamo risolvere l'ultimo puzzle, che è questo qua. Adesso state pensando, vabbè, dobbiamo indirizzarlo contro la redstone lampa. Invece no, perché non è come questo qui, ma bensì dobbiamo far verso la chest. Quindi facciamo adesso così. Ecco qua, si accende e adesso ci sarà la nostra armatura in diamante. Noi cosa possiamo fare volendo? Possiamo anche prendere, che ne so, Golden Apple. Le prendiamo. Mettiamo la nostra mela d'oro qua dentro. Rigiriamo questo qui in modo casuale, in modo che nessuno possa sapere come funziona. E i oggetti scompariranno. Mentre adesso per risalire sopra, cosa dobbiamo fare? Semplicemente torniamo indietro. Ci mettiamo qui e riprendiamo il nostro bottone. Ecco qui che risaliamo. Ora con la shaders non si è capito nulla perché c'è il motion blur. Però è fighissima cosa. E sta anche piovendo. Guardate, il terreno è lucido, come se c'è la pioggia e l'acqua per terra. È veramente figa sta shaders, ragazzi. Quindi ragazzi, questo video finisce qui, spero tanto vi sia piaciuto, se sì lasciate un pollice in su per far continuare, diciamo, questa piccola serie di tante mappe diverse che durano comunque un episodio, perché o ve le mostro o finiscono subito, quindi durano veramente poco. Vi ricordo di scrivere anche un commento con tutti i consigli che volete darmi per migliorare, e io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!